Avevo 4 anni. Probabilmente l'avevo fatta grossa perché la mia mamma, per punizione, mi ha spinta dentro un braciere acceso. Il mio papà ci ha sempre picchiati. Eravamo io, la mia mamma e mio fratello più grande. La mia Quando avevo famiglia è la 7 classica anni, mia famiglia mamma per mi chiese bene questa del parola. centro di Milano. Un amico dei miei genitori un giorno mi ha violentata. Io non avevo il coraggio di dirlo ai miei, ma stavo troppo male, alla fine gliel'ho detto. Ma loro non mi hanno Sono andata creduto. ad abitare con mamma, ma il suo fidanzato mi ha violentata molte volte. Mia cugina mi ha consigliato di andare in un centro Sono arrivata in antiviolenza. Italia a 14 anni dopo un viaggio lungo e faticoso. La madama mi ha messo subito a battere per strada. La madama era molto cattiva. Io non so né leggere né scrivere, parlo poco italiano, ma quando dopo molto tempo che servivo alla madama, un cliente mi ha detto che c'erano posti che aiutavano quelle come me, ci sono andata. E per sopravvivere lui ha iniziato a rubare. L'hanno messo in prigione. Io e il mio bambino, piccolissimo, vivevamo per strada, rovistando tra i rifiuti per trovare da Facendo mangiare. l'università. Ogni tanto Arrivata mio in marito Italia, mio marito decide. ha fatto in modo di interrompere ogni rapporto con la mia famiglia e mi ha Ha costretta a fatto mai caso a prostituirmi. me? A 13 Un mio anni ho iniziato a cliente drogarmi. Sono stata ricoverata in neuropsichiatria, ma quando mi hanno fatto uscire ho ricominciato a farmi. Per procurarmi la roba ho iniziato a spacciare. Mi hanno arrestata e assegnata ad una Mio comunità marito mi ha picchiata per fin dal primo giorno del matrimonio. Dopo 30 anni sono riuscita a staccarmi da lui e sono andata in un consultorio. Sono stata in una comunità molto Hanno tempo iniziato a con i miei figli. picchiarmi. Un giorno mi Ora ha loro legato sul sono balcone mezza nuda, era novembre, era freddo, ho urlato e i vicini hanno chiamato la polizia. Mi hanno portata in una comunità. Ora ho imparato l'italiano e ho mio trovato un lavoro. fratello. Mio A me marito non mi hanno mai guardata. Si dimenticavano di darmi da mangiare, di vestirmi. Quando avevo 11 anni, la mia mamma è andata ai servizi sociali e ha detto che non mi voleva più. Sono stata portata in questa comunità. Sto bene qui, ma mi manca la mamma e ho 16 anni. Dopo la zia al campo Rom dove viveva, stavo bene lì e le volevo bene. Un giorno un nostro parente ha cercato di far male alla zia, voleva violentarla. Io ho preso la forca delle mucche, l'ho inforcato. Mi hanno condannato a 4 anni e 2 mesi che sto scontando in questa comunità. Mi Mi ha piace sempre qui, picchiata. imparo Alcuni tante anni fa, cose, vado a durante una scuola. lite, mi ha scaraventato giù dalla macchina in corsa. Ho avuto paura di morire. Sono andata con i miei figli alla Caritas e mi hanno assegnata ad una comunità. Mi sono separata, i ragazzi sono grandi, ho trovato lavoro per conto E mio. con la sua Ho 46 fidanzata. anni. Non mi hanno mai guardata tanto. Così ho iniziato a scendere in strada. Ho frequentato tanta gente, molti più grandi di me. Sono rimasta incinta ed è nata una bambina. Ero arrabbiata con la mia bambina e la picchiavo, così me l'hanno tolta e l'hanno data in adozione. Qualche tempo fa. Mi sono sempre innamorata degli uomini sbagliati. L'ultimo mi ha costretto a prostituirmi e mi ha picchiato tanto che sono stata in ospedale Prendersi cura di mesi. noi. Lì La sono mia stata mamma sta in segnalata. una comunità, mamma bimbo, ma io ho chiesto di poter star lontana da lei. I suoi sbalzi d'umore mi Ormai fanno ho star 5 male. anni. Mi Prima hanno era messo in bellissimo una stare casa. insieme, poi lui è diventato sempre più nervoso e arrabbiato. Ha iniziato a picchiarmi. Intanto è nato il Ho nostro fatto un bambino. bambino. Quando non ce l'ha più Anche io fatto, sono rimasta questo è. incinta e ora mio figlio ha la stessa età di mio fratello. Dopo l'ospedale mi hanno portata in questa comunità. Dicono che è per capire se posso tenere il piccolino. Io voglio tornare dalla mamma. Ho 15 anni. Sono venuta in Italia con mio marito. In Marocco era una brava persona, ma arrivati qui ha iniziato a picchiarmi. Sono stata in ospedale tante volte, ma l'ultima ho chiesto di non tornare a casa. Mi hanno fatto entrare Un'altra in comunità. famiglia. Non mi Ora mi hanno sono mai separata. creduta. 2 anni fa mi sono innamorata, lui ha 35 anni e agli arresti domiciliari sono andata a vivere con lui. Nonna mi ha denunciata perché dice che ho rubato dei soldi per darli a lui. Non è vero. Mi Ora piaceva comunque sono stare in una nella mia comunità a famiglia, così 17 scappavo spesso. Nessuno mi diceva nulla. A 13 anni sono rimasta incinta, ma nessuno a casa se ne è fratello lì da soli. accorto. Lui è Dopo stato molti mesi la adottato, mia io mamma. no. Sono cresciuta in un centro per minori. Quando ho avuto 18 anni e ho iniziato a lavorare e a vivere fuori dal centro, mi sono spaventata. Sono scappata e sono andata a vivere in stazione centrale a Milano col mio fidanzato. Lui beve e vive lì da molti anni. Quando il bambino è nato, io e lui siamo stati assegnati a questa comunità.